Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un nuovo plugin dell'Infinite Tools. È appena uscito, si chiama Infinite Guide. Al costo, non so se sia lancio, di 39 euro, in ogni caso un prezzo assolutamente accessibile. È un plugin dedicato a portrait, di fotografia di ritratto, e sembra molto molto interessante. Ovviamente non ho resistito, l'ho preso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Bene, eccoci all'interno di Photoshop. Questo è il nuovo pannello che è fatto sostanzialmente da due finestre, la prima Start e la seconda Steps. Può essere utilizzato in un modo o nell'altro. Supponiamo di usarlo al momento nella modalità Start. Tasto destro su Create e abbiamo la possibilità di scegliere quali di queste, chiamiamo azioni, andiamo a controllare con la rotellina che abbiamo visto prima. Supponiamo disattivo un po' di funzioni, eccetera, eccetera. Eccolo qua. Ok, adesso tornando ad esempio nella finestra principale Create, basterà fare clic una volta sul tasto per cominciare a far partire la prima azione. La prima azione che parte è quella della separazione delle frequenze. La cosa interessante è che ti dà già un suggerimento, infatti si chiama guide, guida proprio il workflow della post-produzione specifica attraverso una serie di fasi che sono proprio normalmente quelle che si seguono quando si fa la post-produzione di ritratto. Ti vengono date tutta una serie di suggerimenti. In questo caso ti viene detto usa il clone per rimuovere delle imperfezioni. Se ci sono dubbi, cliccando su questa iconcina qua parte un video demo dove ti viene spiegato cosa devi fare. Per esempio, in questo caso specifico viene già attivato il clone e basterà col tasto Alt Option andare a campionare questa parte per togliere ad esempio queste rughette oppure queste piccole imperfezioni. Ovviamente su questo tipo di fotografia, con una ragazza così giovane, questo problema praticamente non sussiste. Ovviamente è solamente un demo, mi serve solamente per farvi vedere un pochettino come funziona. Quando penso che tutto sia ok, vado su Next e avrò la prossima azione che mi compare. Quindi in questo caso mi viene attivato automaticamente il pennello con il flusso a 5%, quindi basterà in questo caso campionare sempre col tasto Alt Option un posto vicino e andare ad esempio a colorare queste pseudo, chiamiamole occhiaie. In questo modo, prima e dopo, se si vede, non si vede molto, aumentiamo il flusso così siamo sicuri di far vedere un attimino qual è il risultato finale. In questo modo, con questo livello che è a metà strada fra pannello, il livello del colore e il livello dei dettagli, ho praticamente la possibilità di andare fisicamente a colorare. Non so se si è visto, se si vede un po' attorno agli occhi, verso gli occhiali, di andare a colorare parti della pelle in questo caso. Vado su Next ancora, qui ad esempio ho la possibilità di andare a togliere col pennello correttivo, di andare a togliere delle cose tipo appunto capelli, brufoli, cose del genere. Ok? Se decido di saltare alla prossima funzione, mando in skip. Viene fuori, salta un'azione e praticamente vado al livello successivo. Se decido di fermarmi, clicco su Cancel e mi viene chiesto se voglio dismettere praticamente i livelli creati oppure se li voglio tenere. Supponiamo che fino a questo punto mi va bene di tenerli e posso per esempio andare sulla parte chiamata Steps per andare a lavorare sulle varie azioni, sui vari compiti che questo pannello ha, saltando, non seguendo praticamente il suo ordine. Per esempio, che ne so, posso far partire questa azione che altro non fa che ammorbidirmi praticamente la pelle, quindi mi ha attivato automaticamente un pennello bianco con flusso al 10%, lo posso aumentare stesso perché è semplicemente una questione di demo. Quindi vedete dove c'è la transizione, ad esempio, tra le zone più chiare e le zone più scure, me lo va a smussare.
Posso ad esempio andare a scurire le sopracciglia un pochettino, ad esempio, sempre mi va a già a settare il pennello. Vediamo un attimino, andiamo per esempio a andiamo a cambiare il colore degli occhi. Ok, facciamo questo esperimento così vediamo cosa ne esce. Wow, occhi verdi fosforescenti. Ovviamente devo andare adesso nel pannello di tonalità e saturazione e andare a cambiare poi il colore e poi magari a modificare anche l'opacità. Risulta ancora troppo grande l'intervento, facciamo così, ok? Oppure posso mettere ad esempio un riflesso di luce qui sotto e vediamo che l'effetto è molto molto bello, interessante. Ok? Il bello un po' di questo tipo di pannelli è che effettivamente in pochissimo tempo e con pochi clic io ora posso raggiungere risultati di questo genere. Posso ad esempio anche con la funzione tanning andare a modificare, lui mi crea già una maschera, ok? Mi vado a modificare la tonalità della pelle, per esempio la vado a scaldare. Oppure vediamo se c'è, l'ho visto prima, posso andare a enfatizzare con una specie di dodge, ok? Con una curva e vado ad enfatizzare le luci, quindi mi prendo un pennello non troppo con flusso troppo grande e vado a enfatizzare un attimino così le luci. Qua supponiamo arrivi da sinistra verso destra. Ok, posso chiaramente andare a diminuire l'effetto perché così è effettivamente troppo grande. Diventa interessante la cosa. Posso andare ad esempio a lavorare sulle labbra, a rendere meno marcata la screpolatura delle labbra. Aspettiamo un attimino, eccolo. Vado sempre con un pennello bianco, aumento il flusso sempre per motivi di tempo a diminuire. Eccoci qua. Poi posso andare ad esempio a modificare la luce delle labbra stesse, vado a cambiare l'opacità. Questo lo sto facendo quindi a mano, sto seguendo un workflow praticamente diverso da quello che suggerisce lui qui e che abbiamo stabilito prima attivando o disattivando questi bottoncini praticamente. E qui nella sezione steps abbiamo meno possibilità rispetto a questa modalità. Però, perché qui ad esempio abbiamo anche la possibilità di cambiare il colore delle labbra, cosa che invece in modalità steps non possiamo fare. E direi che però sicuramente è un plugin molto bello che ti permette di velocizzare un sacco le varie operazioni. Insomma, adesso avete visto che veramente con pochissimi click ho quasi sistemato. Poi ovviamente posso tornare indietro, posso rimodulare le opacità e tutto il resto, per cui diventa sicuramente molto utile e molto veloce come tipo di operatività. Bene, con questo ho detto tutto, spero che sia stato interessante questo video. Vi allego chiaramente poi il link per poter accedere al sito dell'Infinite Tools. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!